Tele Dor Ruti, Cesare Battista, un delinquente, un ex terrorista, è stato arrestato in Brasile. Io spero sia presto estradato in Italia. Credo sia una vittoria sia della giustizia, ma soprattutto una sconfitta di un'ottusa protervia che sembrava autolegittimare certo terrorismo dalla faccia detestabile. Allora la domanda che mi pongo è semplice. Qual è la differenza tra un questurino torturatore, così come appare in un film di Buñuel, mi viene in mente Il fascino discreto della borghesia, La notte del brigadiere insanguinato che torturava i ragazzi. Ma lì c'è la fantasia. Qual è la differenza fra un questurino torturatore e una faccia da sgherro terrorista supponente? Ma se io per un attimo penso una società perfetta, una società, diciamo, che si avvia verso il comunismo, governata da persone col volto, la supponenza e la smorfia di un Cesare Battisti, provo il medesimo orrore che mi suscitano gli sgherri di Pinochet. Semplicemente questo. L'arresto di Cesare Battisti mette un punto alla protervia di un delinquente che ha trovato la complicità. Mettiamoci da un'altra parte. Pensare che un certo cotè intellettuale antagonista reputi me, Fulvio Abate, non degno perfino di citare, di nominare Cesare Battisti, è un qualcosa che mi riempie di orgoglio, che mi fa sentire una pienezza interiore assoluta. Cesare Battisti, un delinquente. Tele Dor Ruti. Viva l'ironia. Abbasso la violenza.